Serata ricca di appuntamenti per gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico, che numerosi erano presenti all'incontro di ieri sera avvenuto al Fortino con l'onorevole Giuseppe Fioroni per la presentazione della mozione collegata al candidato segretario Dario Franceschini. Nel dibattito sono state illustrate le linee programmatiche della mozione, che vede al centro i grandi problemi dell'Italia, prima fra tutti la necessità del lavoro e di 20.000 precari della scuola rimasti senza reddito. Il coordinatore provinciale della mozione, l'onorevole Nicola Crisci, ha poi presentato le liste dei candidati a sostegno della candidatura unitaria del segretario regionale Silvio Paolucci e della mozione Franceschini. L'onorevole Giuseppe Fioroni nell'incontro ha ricordato come le primarie del Partito Democratico rappresentano un momento fondamentale per l'intero orizzonte politico del Paese. Il Partito Democratico, dopo 2 anni dalla propria fondazione, si ripresenta di nuovo ai cittadini chiedendo di condividere con loro il progetto di partito e il segretario migliore per poterlo guidare. Credo che questo elemento di partecipazione rappresenti il ritorno a una democrazia matura nel nostro Paese. Quando ci confrontiamo con un partito come il Popolo delle Libertà e prima Forza Italia, che non ha celebrato mai un congresso e che ha stabilito questa singolare anomalia di una forma di teocrazia non iraniana ma italiana, in cui uno decide per tutti e tutti gli altri sono chiamati a applaudire. E quindi il nostro congresso sembra una novità, si parla ma dovete rimanere uniti, non dovete discutere, ma l'esercizio democratico costituzionalmente previsto di un partito, strumento consegnato ai cittadini per poter partecipare, significa che i cittadini devono scegliere, devono decidere, devono discutere e devono dibattere. Purtroppo tutto questo, che è la norma, sembra un'anomalia in un paese in cui il più grande partito di governo non fa un congresso ma ha delegato tutto ad uno, e quest'uno decide che ogni forma di partecipazione è un peso di cui fa volentieri a meno. Infatti lei ha dichiarato nei giorni scorsi che il Partito Democratico è di tutti, mentre contrariamente del PDL che è governato da una sola persona. Questo che credo che sia del tutto evidente, noi riusciamo a trasmettere un'idea di partecipazione e di cambiamento rispetto a un Presidente del Consiglio che vince le elezioni ancora spiegando agli italiani un artificio da guerra fredda, che c'è un campo della libertà dove ciascuna singola persona è libera di fare ciò che vuole, perché c'è un popolo della libertà che lo difende da chi? Da un'orda di comunisti che non esistono più, non esiste più l'ideologia, non c'è più il muro di Berlino, però su questo artificio da guerra fredda Berlusconi lucra i consensi sfruttando la paura della gente. Noi, proprio per vincere questa paura e dare una speranza, vogliamo chiamare tutti a partecipare, a scegliere con noi il progetto migliore per andare avanti con un'Italia diversa da quella di Berlusconi. Il Partito Democratico deve reagire e muoversi soprattutto a livello locale. In che modo questo può avvenire anche per incentivare i cittadini a votare, che forse hanno perso un po' di fiducia negli ultimi tempi? Ma credo che innanzitutto noi dobbiamo fare 2 cose come Partito Democratico. Dobbiamo smettere di inseguire un atteggiamento un po' snob, un po' salottiero, è molto più attento agli editoriali della stampa nazionale o ai talk show che ai bisogni reali della gente. Dobbiamo ritornare quotidianamente a parlare con la gente, a parlare dei loro problemi e di come risolvere i loro problemi. Se facciamo le iniziative, come a me capita quotidianamente, per parlare della scuola e del futuro dei nostri figli, le nostre assemblee sono sempre non solo gremite di persone ma anche con grande voglia di partecipazione, perché la politica è l'arte di consentire alla gente di impicciarsi delle cose che la riguardano. Noi dobbiamo evitare che questa arte diventi l'arte di tenerli a casa distinti e distanti, perché uno solo confonde i propri interessi con quelli di tutti, e questo parte dal livello locale, dalla capacità di sentirsi dentro il Partito Democratico contemporaneamente costruttore, progettista e proprietario di una casa che è di tutti e di non di nessuno in particolare. Presenti insieme all'onorevole Fioroni, candidati nella lista regionale e quella nazionale, tra cui l'onorevole Tommaso Ginoble, Manuela Di Pasquale e Peppino Di Luca.